Buongiorno a tutti, ci troviamo a Marina del Cantone, nel mio ristorante Taverna del Capitano. Oggi per l'occasione vi presentiamo una ricetta particolare che sono dei Cristina Lori extravergine. Come ingredienti, 1 chilo di farina zero, 10 g di lievito di birra e 10 g di sale, circa 500 g d'acqua fredda ovviamente. Quindi mettiamo circa 1 chilo di farina su un banco, normalmente su un marmo. Prendiamo il lievito di birra, aggiungiamo dell'acqua e lo sciogliamo. Una volta sciolto ne versiamo circa 10 g all'interno dell'impasto. Aggiungiamo l'acqua, 10 g di sale e dell'olio extravergine. Adesso delicatamente iniziamo a impastare. Man mano che si forma l'impasto aggiungiamo dell'acqua. Ecco qua. Mano a mano si forma il panetto, aggiungiamo altra acqua. Allora, quando vedete che ha questa consistenza, questa elasticità, significa che è adatto alla lievitazione. Allora, una volta formato un bel panetto, lo mettiamo circa mezz'ora a lievitare, appoggiando un telo sopra di copertura. È passata circa mezz'ora, abbiamo fatto il panetto, vedete, è lievitato. La pasta deve sempre rimanere bella morbida. Prendiamo un pezzo di impasto e lo iniziamo a stendere. Aggiungiamo dell'olio extravergine sopra e lo stendiamo. E dall'altro lato lo stesso procedimento. E stendiamo anche qua. Tagliamo già con una forma lunga, quindi in modo da creare già la forma del cristino. A questo punto facciamo questo procedimento cercando ovviamente di dargli un po' la forma arrotondata e poi la mettiamo sulla placca. Diciamo, questo diciamo è il risultato. Mettiamo tutto su una placca da forno con la carta antiaderente. Ecco qua. Mettiamo a 220 gradi circa per 12 minuti. Adesso inforniamo. Ecco qua. Vediamo come sono venuti. Allora, questo è il risultato. Appena cotti, ovviamente sono un po' morbidi, che è dovuto alla cottura. Dopo un po' diventano croccanti. Questa, diciamo, è la struttura che noi volevamo ottenere. Diciamo, questo sistema di lavorazione dei cristini, l'olio extravergine, è molto artigianale. Non ci sono conservanti, non ci sono antiumido. Diciamo, questi sono i nostri cristini all'olio extravergine fatti con la farina caputo alla Taverna del Capitano.